Quattro spot che hanno per protagonisti i giovani e altrettanti manifesti che verranno affissi in tutta la città. Padova preme l'acceleratore sulla sicurezza stradale e lancia un appello generale alla responsabilità su strada perché se è vero che traffico, velocità e distrazione sono determinanti nel gran numero di incidenti è soprattutto la consapevolezza del pericolo ad alzare il livello di attenzione di chi è alla guida. A Padova ci sono mediamente 1100 incidenti l'anno, uno ogni 8 ore, tre al giorno, che provocano circa 2500 feriti. Ogni 15 giorni un incidente è grave e può esserci una persona che muore. I pedoni feriti sono 110 l'anno, uno ogni tre giorni, la maggior parte a causa della velocità dei veicoli, ma anche per la mancata visibilità nel buio. Lo stesso accade per i ciclisti feriti che sono 310 l'anno, uno ogni 30 ore a causa della distrazione. Qualsiasi sia il sogno che stai inseguendo, recita lo slogan della campagna, non lasciare che sia la strada ad interromperlo. Il progetto del comune di Padova si chiama PROMIX e gravita nell'ambito del piano nazionale sulla sicurezza stradale. Prevede il monitoraggio degli incidenti e degli effetti degli interventi e delle azioni sulla sicurezza stradale urbana. Nell'arco del 2018 e 2019 è stata elaborata un'analisi dell'incidentalità. Una serie di mappe mostrano le zone più a rischio della città, la zona della Stanga soprattutto, ma anche altre ad alto traffico. Immagini che non sono fini a se stesse ma che ora serviranno ad avviare azioni per rendere queste stesse zone più sicure. Tra le azioni individuate dal piano ci sono interventi per aumentare la sicurezza della circolazione, lo sviluppo di un sistema coordinato di comunicazione della sicurezza stradale rivolto a informare e comunicare le modalità di comportamento degli utenti sulla strada. Una campagna promozionale ma anche un sistema per cercare di rendere le strade più sicure. Sì, abbiamo realizzato un, una mappatura, un piano, un monitoraggio degli incidenti della, della città e quindi abbiamo una fotografia di qual è la situazione della pericolosità delle nostre strade. Per quale motivo? Perché noi vogliamo lavorare per avere strade più eh, sicure e per ridurre il numero degli incidenti eh, nelle, nelle nostre strade. Purtroppo ogni giorno, ogni mese, ogni anno sono ancora troppi eh, i feriti o anche i morti eh, sulle, sulle nostre strade. L'amministrazione e il lavoro eh, del Comune può fare tanto, pensiamo alle pavimentazioni stradali, alle forme delle intersezioni, all'elemento della visibilità e tanti elementi che concorrono eh, a questo. Il piano che abbiamo eh, quindi eh, eh, redatto e studiato, grazie al contributo della, della polizia locale, ci restituisce una mappa della città con tutti i punti eh, degli incidenti, quindi possiamo vedere quali sono i luoghi, i punti in cui questi avvengono con maggior frequenza, classificato per eh, gravità dell'incidente e per mezzo eh, di locomozione, il pedone, la bicicletta la, la motocicletta, le macchine e il trasporto pubblico eh, locale. Questa analisi qua ci dà eh, delle notizie utili, delle notizie interessanti per intervenire poi su quelli che sono i lavori di riqualificazione stradale. Quindi quando andiamo a decidere eh, se modificare un'intersezione, se realizzare una ciclabile, se intervenire con eh, altri eh, elementi, lo possiamo fare anche sulla base di questo piano. Obiettivo ridurre quindi eh, la pericolosità delle nostre strade. Assieme a questo abbiamo associato una campagna. Di sensibilizzazione che vogliamo diffondere soprattutto nelle nostre scuole che sono appena iniziate, perché per ridurre il numero degli incidenti serve sia il lavoro dei nostri tecnici e quindi la progettualità da mettere in campo per strade più sicuri, ma serve anche il comportamento degli utenti. Quindi un lavoro che, sia i, cittadini, che i cittadini devono fare insieme all'amministrazione. Quattro sono gli elementi che abbiamo individuato atto come maggiormente ricorrenti la visibilità, il rispetto delle regole, la eh, distrazione e la velocità. Quindi questi quattro elementi eh, concorrono in modo particolare, quindi un po' i lavori in strada, un po' l'attenzione e l'educazione eh, degli automobilisti e delle, e delle persone, questo insieme fanno una Città con strade più sicure. Ecco, Dall'analisi praticamente emerge quello che già un po' si sapeva: dove c'è più traffico, più ci sono incidenti, quindi le zone che vi preoccupano di più o sulle quali pensate sia necessario intervenire da subito? Quali sono? E la circonvalazione, quella interna, è il, il punto come dire, più eh, critico tra, tra gli altri, le altre sono le, le radiali che entrano in città. Questa come analisi generale, poi il piano ci restituisce dei punti anche molto puntuali, quindi sono notizie eh, molto interessanti. Noi stiamo già programmando gli investimenti in corso sulla base dell'orientamento che questo piano ci sta dando, e quindi, per esempio, la ciclabile in programma quest'anno è uscita una tra tante eh, su via Gattamelata e la sistemazione invece dell'intersezione lungo via Manzoni sto su quel punto là risponde a questo criterio e pensate abbiamo agganciato per effettuare questi interventi delle risorse da eh, bandi pubblici che premiano le amministrazioni che lavorano per abbattere gli incidenti stradali quindi questo lavoro ci rende più competitivi rispetto alle altre città nell'agganciare soldi di altri enti la Regione, lo Stato o l'Europa quando mettono in campo risorse per le città e sempre più la strategia per la riduzione degli incidenti stradali fa parte del come dire, criterio di assegnazione. Giovani, motociclisti, anche gli spot puntano in questa direzione? Abbiamo usato appositamente un linguaggio giovane perché adesso che è iniziata la scuola, per esempio, tanti ragazzi saranno in strada negli orari di punta e quindi è importante, soprattutto con le giovani generazioni, lavorare sull'educazione stradale perché il comportamento dei, degli utenti insomma, è fondamentale e questo concorre molto. L'altro pezzo, Deve fare, eh, lo devono fare i nostri uffici tecnici, ma questo piano appunto ci serve per lavorare insieme in sinergia su questo. Oltre alle attività istituzionali svolte dalla polizia locale in termini di formazione e informazione agli studenti delle scuole primarie e secondarie, il progetto porterà quindi una serie di eventi nelle scuole fino a raggiungere anche i social nel web. La produzione di video e immagini è stata seguita con la collaborazione degli studenti dello UAV, il corso di design del prodotto e comunicazione visiva.